Buonasera e benvenuti a Sottorete a Monticelli, la trasmissione sportiva del mercoledì, in onda alle 20:10 su Telecolor, che parla di volley e che mette in risalto una delle realtà più belle e più importanti del territorio, la Canottieri Ongina di Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza. Una realtà che stiamo imparando a conoscere, siamo infatti ormai all'ottava puntata. Una società nata nel 1980, quando un gruppo di amici decisero di dare un'organizzazione all'attività che già veniva svolta. E sodalizio che per la prima volta quest'anno affronta il campionato di Serie B1 maschile, campionato molto impegnativo, anche l'ultima gara casalinga infatti è stata una vera e propria maratona. Di questo e di altro parleremo con gli ospiti che sono venuti a trovarci questa sera, che andiamo subito a conoscere. Buonasera, benvenuti a tutti. Abbiamo con noi Roberto Germignasi. Buonasera. Buonasera, benvenuto, videoman ufficiale della Canottieri Ongina, ex professore di matematica. Affezionatissimo ormai alla Canottieri Ongina per tanti motivi, perché Monticelli è stata in realtà il filo conduttore di buona parte della tua vita recente. Sì, sono a Monticelli da 37 anni ormai, sono originario di Mantova, ho sposato una monticellese, quindi vivo lì. Ho fatto qualcosina a Monticelli, ho fatto il sindaco e poi Colombi mi ha ingaggiato come, prima un po' come tifoso e poi dopo come videoman. Vicino a te c'è Ivan Maderi, ex capitano storico, lo possiamo dire, possiamo della Canottieri Ongina sì. Volley. Buonasera, buonasera a tutti. Tu in che ruolo giocavi? Io giocavo centrale, ho cominciato a Monticelli, diciamo, all'età di 19 anni, quindi non prestissimo, poi sono andato a Piacenza e poi sono tornato gli ultimi anni, diciamo, della carriera, tra virgolette, a Monticelli. Ancora insieme a Fausto Colombi, che diciamo mi aveva dato il Natale. Diciamo. Hai smesso da poco di giocare? Ho smesso da un paio d'anni, perché ormai purtroppo l'età purtroppo è quella che è, e quindi non è stata una scelta, è stato proprio un obbligo dettato dall'età, insomma. Monticellese doc. Nato a Monticelli, sì, vivo a Monticelli, lavoro a Monticelli e tifoso della Canottieri Ongina come... Non ne hai persa una quest'anno in casa, hai visto anche qualche trasferta, poi ci racconterai quali sono le tue impressioni. Abbiamo anche il centrale della Canottieri Ongina Volley, Paolo Mecci. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Tu non sei invece di Monticelli, ma sei un acquisto di quelli importanti della Canottieri Ongina. Da dove arrivi e qual è stato il tuo inizio? Io sono di Termoli, provincia di Campobasso. Ho iniziato a 14 anni con la Lube Macerata. Ho iniziato le giovanili là e sono rimasto lì 5 anni, le giovanili. Dopo sono rimasto un altro anno al Volley Potentino, che è una società vicino a Macerata, vicino a Civitanova Marche. Dopodiché sono andato a Lecce a giocare, dopo di nuovo su a Potenza Picena e adesso sono qui a Monticelli per fare una nuova esperienza. Come è stato l'impatto prima di vedere la partita? L'impatto è stato abbastanza bello, mi trovo bene. E speriamo che vada meglio le partite più là. Quelle in casa tutto sommato vedono sempre una Canottieri Ongina molto combattiva, anche nell'ultima infatti contro Biella, che è stata una vera e propria maratona, perché anche qui abbiamo sfiorato le 2 ore e mezza di partita. I ragazzi gialloneri sono riusciti a tenere testa comunque a Biella, è stata una partita molto combattuta che è terminata al tie break per 2 soli punti di differenza, 15-13 al quinto, e che purtroppo ha visto però prevalere gli avversari. Un punto comunque è andato alla Canottieri Ongina, vediamo quindi insieme com'è andata e sentiamo anche il commento del secondo allenatore, Volpari. La Canottieri Ongina ha mosso ancora la classifica sabato contro Biella, ma è andata KO per 3-2, 15-13 al quinto, dopo un'altra maratona casalinga durata più di 2 ore di gioco. Questo punto però non ha impedito la quarta sconfitta consecutiva. A fare la differenza anche stavolta pochi palloni, ma i gialloneri, soprattutto nella seconda parte del match, hanno messo in mostra quel bel gioco che ha caratterizzato finora le partite casalinghe. Più che altro per la squadra di Bruni il rammarico è legato al primo e al terzo set, in cui i padroni di casa si sono forse sciolti troppo tardi, soprattutto nel primo, e hanno commesso troppi errori gratuiti, come nel finale della terza frazione. Complessivamente però, anche se c'è rammarico per la vittoria sfumata, il punto conquistato è senza dubbio positivo, soprattutto per il gioco ritrovato. A livello individuale in particolare, note di merito per il libero Verri, positivo in ricezione e straordinario in difesa, e dello schiacciatore Cordani, che ha chiuso il match con 22 punti a referto. Abbiamo mosso la classifica, però è stato un vero peccato.
azzeccato per avere l'occasione di vincere una partita del genere dove i numeri parlano a favore della nostra squadra. Abbiamo ricevuto meglio noi, le percentuali in attacco sono equivalenti. Siamo un po' mancati con delle ingenuità nei momenti decisivi della partita. Si è deciso su questi episodi negativi a favore degli avversari in cui dovevamo lavorare meglio. E poi gli errori, tanti errori, dalla linea di battuta alle situazioni di gioco, dobbiamo migliorare anche in quello. Può essere tante cose, stanchezza fisica sicuramente no, non credo, a questo punto della stagione, il quinto set abbiamo retto atleticamente in maniera ottimale, è mancato qualcosa dal punto di vista emotivo, di concentrazione, forse con la sfilza di sconfitte si è rotto qualcosa, ma comunque bisogna stare lì, rimanere concentrati, forse questo ci è un po' mancato. I momenti clou, quindi quelli finali dei set, sono stati decisivi, la partita è stata molto equilibrata. È una questione emotiva, Paolo, secondo te? Ma no, è una questione che arrivi una partita di 5-7, alla fine puoi vincere tu, puoi vincere l'altra squadra, però è questione di pochi palloni che vanno a terra. Non è una questione di agitazione o qualsiasi altra cosa. Quindi non è concentrazione, non è attenzione? Ma la concentrazione forse in parte concentrazione. Per il resto è più la voglia di vincere la partita che tutte altre cose. E può essere la troppa voglia che a volte ti porta a strafare, diciamo così? Forse a volte è così. Forse a volte è così. L'importante è che adesso ci mettiamo bene in testa quello che dobbiamo fare, pensiamo subito alla prossima partita, alla prossima trasferta e cerchiamo di fare il nostro meglio, quello che dobbiamo fare sempre. Anche perché i numeri proprio dell'ultima partita parlano in favore della Canottieri Ongina. Adesso di numeri parliamo con l'ex professore di matematica, nonché videoman Germiniasi, perché in realtà sono buoni in tanti settori i numeri della Canottieri Ongina. Sì, beh, da quello che ho visto nei tabellini, sia l'aspetto dell'attacco, della difesa e anche degli errori sono migliori nel senso positivo rispetto a Biella. Come diceva Paolo, lì quando si va al tie break un pallone avanti, perché poi l'abbiamo perso 16-14 e così come con Cagliari abbiamo perso, credo cos'era, 21-19, quindi non abbiamo mai perso male i tie break e quindi è proprio questione di un punto avanti e indietro, insomma, di una palla sbagliata o di una palla giocata male. Quindi la differenza è minima, qui ci sono margini di miglioramento, sei d'accordo? Io? Sì. Sì. Sicuramente devono migliorare alcuni aspetti del gioco che anche sabato hanno un po' peccato. Infatti guardando i numeri abbiamo, anche se non faccio parte. È bello questo abbiamo, è bellissimo. Abbiamo ricevuto abbastanza bene, ma non abbiamo attaccato assolutamente bene. Gli errori, come sempre, ne abbiamo fatti più dell'avversario e quindi diventa un po' difficile, tranne vedo il quarto set dove in effetti l'avversario ne ha fatti più di noi. Secondo me però chiaro, quando perdi una partita o un set di due punti e hai avuto i numeri migliori dell'avversario, vuol dire che hai sbagliato qualcosa, hai fatto degli errori, hai avuto, come diceva appunto il secondo allenatore, hai fatto delle imprecisioni, vuoi un appoggio sbagliato, vuoi una cosa semplice, magari hai fatto male quei piccoli aspetti che poi ti fanno perdere il set. Quindi limando, secondo me, quelle piccole imperfezioni possiamo vincere i set. Abbiamo anche una battuta a questo proposito del palleggiatore avversario, Simeon. Sentiamo cosa ha detto. Pochi palloni quest'anno sarà così sempre. Noi tipo 6 tie break su 7 che giochiamo quest'anno, cambiando molto equilibrato. Sapevamo che qua sarebbe stato difficile perché il campo caldo, l'Engine in casa ha fatto sempre bene praticamente a parte di Cagliari. E i palloni a volte sono le disattenzioni, a volte colpo di paura dell'avversario. È stata una partita molto equilibrata, poteva andare da una parte o dall'altra, alla fine siamo stati più bravi, più fortunati noi. Bravura e fortuna, quindi un mix, ci vuole sempre anche un pizzico della diabendata, giusto? Sì, sì. Fortuna a volte ti può aiutare o a volte aiuta l'altra squadra come sabato scorso. E
Per il resto noi, ti ho detto, dobbiamo metterci, secondo me, adesso con la testa alla prossima partita e pensare solo a quello. Non ripensare gli errori fatti, magari pensare un po' agli errori fatti durante la partita di sabato e sfruttarli per l'allenamento di questa settimana. Magari ci impegneremo più in attacco, in battuta, e proveremo a compensare quegli errori sabato. Avete già dato, avete già fatto allenamenti specifici. Il problema è che sabato sì. C'è Olbia, che è la prima in classifica. Un banco di prova. Sicuramente impegnati. Dovranno impegnarsi ancora di più. Meglio. La prima è una sfida ancora più importante, cioè ancora più voglia di vincere se è la prima. Poi è casa loro, quindi dobbiamo mettercela. Non mancano sicuramente. Dobbiamo mettercela tutta. Arrivano da sole le motivazioni contro la prima in classifica, non c'è bisogno nemmeno forse di insistere più di tanto, però è vero, come si diceva, che bisogna limare comunque certi errori. Prof. Ah, sì, beh, sicuramente andare a Olbia sarà durissimo, perché loro stanno facendo un filotto notevole, nel senso che hanno fatto 7 vittorie su 7. Noi contiamo sul fatto che dall'altra parte c'è il palleggiatore che conosciamo molto bene, che è Boschi, e con noi ha avuto sempre qualche difficoltà a portare a casa il risultato. Cercheremo anche di condizionarlo un po' psicologicamente, Federico. Poi dopo la fine della partita saremo amici come prima, però durante la partita cercheremo di sportivamente. Di condizionarlo, evidentemente. Anche perché dalla nostra parte ci sono alcuni giocatori che lo conoscono molto bene, che so, Codeluppi. Sì, sono amici. Codeluppi, Cordani, eccoci, hanno giocato assieme per molti anni, quindi contiamo anche su questo. Insomma. E a proposito di sportivamente parlando, tra virgolette, qualcuno ha fatto anche una promessa, perché siccome la Canottieri Ongina Volley in casa è bellissima, strepitosa, lotta su ogni pallone, in trasferta invece sta facendo un po' fatica, però potrebbe arrivare, prima o poi arriverà il primo risultato positivo. E nel caso in cui arrivasse a Olbia, cosa farà il nostro Germiniasi? Hai dei testimoni, devi ripetere. No, questa è una estorsione diretta, perché mi è scappata l'infelice battuta che sarei andato in ginocchio. Da Olbia ad Oristano. Attenzione. Adesso vedremo, insomma. Ecco, qualcuno, Paolo, ce la metteremo tutta a posto per questa. Una motivazione in più. Sì, però Colombi poi mi deve mantenere là non so per quanto tempo, nel senso che non penso che lo farò entro la domenica sera quando rientreremo con l'aereo. Quindi è impegnativa, come una settimana, promessa. 10 giorni, insomma. Sto un po' in Sardegna, ecco. Hai capito, come sì, dire, non è una stagione migliore, però vabbè. Si può approfittare. Sabato a Monticelli, nel palazzetto di via Edison, tra il pubblico c'era anche una persona che adesso andremo a sentire, che è Nicola Agricola, che è attuale responsabile del settore giovanile della Copra di Piacenza, che ha guardato la partita, ha visto la partita e naturalmente ha espresso la sua opinione. Un'altra delle cose belle della Canottieri Ongina è quella di avere sempre amici, vecchie conoscenze, comunque altri atleti, giocatori che vengono a vederla, e insieme al pubblico davvero trasversale, perché ci sono grandi e piccini, si assiste e si fa il tifo tutti insieme, grazie anche allo speaker d'eccezione che ogni volta sottolinea le gesta dei giocatori, tutti insieme appunto fanno il tifo per la Canottieri. Adesso andiamo a sentire quindi le parole di Nicola Agricola. In effetti quando si vedono i punteggi, i parziali sono così come quelli, soprattutto l'ultimo ma anche gli altri, gli errori finali contano, chiaramente sono quelli che rimangono più impressi, però secondo me il livello di gioco è stato buono e purtroppo la pallavolo è questa, dobbiamo fare mente locale che alla fine vince la squadra che sbaglia meno nei momenti più importanti, perché quest'anno è la prima volta che la vedo, perché con i miei impegni non sempre riesco a conciliare il tutto, però ho visto una Canottieri secondo me abbastanza attenta, ho visto un'ottima distribuzione oggi, e, ripeto, l'unico dispiacere è che in effetti forse ci potevano stare i 2 punti, ma va bene, insomma, le squadre che si sono più alze e per una neopromossa secondo me i risultati che sta ottenendo sono veramente molto buoni. Secondo me dovrebbero gestire un po' di più le rigiocate, sulle rigiocate, le palle toccate a muro, sui contrattacchi, diciamo la fase break, ecco, in un certo senso. Dall'altra parte l'altra squadra mi è sembrata un pochettino più incisiva. Sentiamo se Mecci, che ha fatto 5 muri, per muro ti chiamiamo nell'ultima partita, è d'accordo con le parole di Agricola. Sono le rigiocate secondo te anche da sistemare? Sì, sicuramente. È un problema che stiamo cercando di aggiustare con gli allenamenti.
E in questa partita purtroppo, come abbiamo già detto prima, l'attacco pure è venuto a mancare. Ma bisogna tutto risolvere prima di tutto con la testa, bisogna stare tranquilli, non bisogna agitarsi. E dopo, una volta che si riesce ad entrare nel meccanismo, metti a terra le prime palle in attacco, così poi viene tutto più spontaneo, più facile. Sì, sì. Quindi ci si aiuta a vicenda e si va avanti, perché l'importante è il gruppo, perché una squadra come la nostra, il gruppo è importantissimo e cercheremo sempre di combattere con tutte le altre squadre e prendere più punti possibili. Fra un po' parleremo anche di come si fa gruppo anche fine degli allenamenti. Ti viene voglia, quando vedi le partite, ex capitano, di scendere in campo? Di mettermi i pantaloncini? Ma mi viene voglia, sì e no, nel senso che viene sempre un pochino la voglia, però ormai abbiamo deciso di non giocare più e quindi ci limitiamo a guardare, a commentare e ad essere sempre comunque presenti nel palazzetto. Io fra l'altro sono anche amico con alcuni di loro e ci troviamo, visto che non posso più giocare, giochiamo almeno in modo virtuale, diciamo, con la PlayStation, trovandoci tutti i giovedì sera a casa di Bognotti. È un appuntamento ormai che è una tradizione, quindi non può mancare. Quindi diciamo, lo sport io lo pratico così ormai. Che giudizio possiamo dare di questo inizio della canottiera Ungino? Io non sarei così negativo come sono stati in tanti, nel senso, siamo partiti per salvarci e siamo pienamente in corsa con quello che era l'obiettivo. Quindi direi ai ragazzi, state tranquilli, perché comunque penso che la salvezza sia nelle loro possibilità. Penso che la società, come ha sempre fatto anche gli anni scorsi quando giocavo io, non gli metta pressione più di tanto, se non qualche volta Fausto quando entra negli spogliatoi, ma non facci caso più di tanto. Ma il presidente. Però per essere un presidente è fin troppo buono. E quindi io vedo comunque alcuni aspetti positivi. Chiaro, da neopromossa deve pagare un po' lo scotto del salto di categoria. Però io sono abbastanza fiducioso e ottimista, insomma. Li ho visti bene in campo, quindi sono fiducioso. Sulla stessa lunghezza d'onda, Germignasi, che vede tutti dall'alto ora, perché con la tua telecamerina sei sul piedistallo. Che è una novità di quest'anno, perché ho sempre ripreso a piano terra. Adesso quest'anno è stato promosso anche lui. Ho questo... questa impalcatura da dove riprendo. Ecco, io sono sostanzialmente d'accordo con Ivan. Ragionando tra me e me, mi sono detto che alla Canottieri Ungina mancano solo i tre punti di Brugherio. Se noi avessimo i tre punti di Brugherio saremmo in una situazione bellissima, perché avremmo 11 punti e saremmo molto avanti in classifica. Cioè, quindi l'unico rimpianto per quanto mi riguarda è Brugherio. Lì era stato il primo set forse a decidere un po' l'andamento della partita. Lì è stato un po' il primo set e un po' Brugherio, perché noi abbiamo sempre, anche negli anni passati, sofferto Brugherio. Non lo so, ma succede nello sport che ci siano questi tipi di io lo chiamo anche un po' così, di incongruenze, perché forse sarà il palazzetto, sarà il pubblico, che è particolarmente caldo poi a Brugherio. Fastidioso più che caldo, è fastidioso. Prima di parlare brevissimamente del prossimo avversario, perché come ogni volta il tempo veramente scappa via, abbiamo un aneddoto a testa da raccontare. Per quanto riguarda il nostro centrale, ti chiediamo chi è che al giovedì sera, perché abbiamo letto sul sito volleycov.com che c'è questa piacevole abitudine ogni giovedì, ognuno di voi a rotazione, poi ci dirai quando sarà il tuo turno, porta qualcosa di dolce o di salato. Ti chiediamo chi è che si abbuffa di più. Di solito, però non voglio parlare, ma cioè, di solito mangio di più, sì, mangio di più, Daniel Codeluppi. Il mio turno di paste, noi le chiamiamo paste, sì. Però alla fine si porta un po' di tutto, si porta salato e dolce. L'ho già portato 2 settimane fa, allora, quindi ho già dato per già. Adesso aspettiamo che finisca il giro e ripartiamo di nuovo tutti quanti. Però ecco, un bel modo per stare uniti, per far gruppo. Velocissimamente un aneddoto ciascuno, perché il tempo purtroppo sta scappando. Ma io ne ho troppi, non riesco a tirarne fuori uno solamente, perché comunque sono 12 anni che sono lì, quindi ne avrei tanti su Fausto, ma qualcuno è già stato anche menzionato, quindi non,
non voglio aggiungere altro, insomma. Prof? No, il mio è quello che dicevo di Siena, quello sul, nel primo set di Siena, quando sul 22-18 il Q Siena ha cominciato a rimontare, sul 22-22 Colombi è partito come una scheggia ed è ritornato nel palazzetto solamente quando gli ho mandato un sms dicendo guarda che se non entri ti perdi il finale che stiamo dando in B1, insomma, questo era, perché è tipico suo, quando la squadra non va secondo quello che lui aspetta, lui parte e se ne va a casa. E che finale è stato poi con la splendida promozione in Serie B1, campionato che si sta affrontando. È stata una festa indimenticabile. Adesso gli impegni di campionato vi porteranno appunto a Olbia per il fine settimana, davvero il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi ricordiamo l'appuntamento per mercoledì prossimo per la trasmissione Sottorete a Monticelli. Ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, i tecnici e Germinasi in particolare, anche per le immagini e le interviste. Grazie, a mercoledì prossimo.